E anche questa volta abbiamo fatto la manovra senza rompere nessuno specchietto. Come ad esempio qui. E adesso andiamo a farci questo giretto. Mentre qua si è interrotta la fottuta telecamera, la fottuta telecamera di merda che si spegne. Bastardo. Cane. Vediamo se riesco a metterla a posto. Porco di... Vediamo se questa porco di... telecamera adesso rimane accesa. Porco. Che meraviglia! Wow! Bene, ora gireremo di qua. Direzione Ragusa. Quella è la cosiddetta zona panoramica di Palazzolo, la parte più alta di Palazzolo. E noi siamo sotto, siamo al di sotto di essa. E purtroppo ha smesso di piovere. C'è solo qualche gocciarellina, ma è stata una bella pioggia. Un po' troppi fulmini, forse. Ma è andato tutto bene, a quanto pare. Sembra che non si sia rotto nulla, dovrò ancora verificare se ci sono stati dei danni con quello sparo che ho sentito nel precedente video o in un futuro video, chissà, non so se il video dove si sente lo sparo è precedente o successivo a questo, perché ancora devo montarli questi video, cioè mentre vi sto parlando. Io adesso, in questo mio momento di ora, non il vostro che state guardando, ma il mio che sto guidando, ora io ho ancora le riprese dentro la telecamera, quindi non so quale monterò prima, se questo o quello prima. E quindi può darsi che voi abbiate sentito questo sparo
durante il fulmine all'interno del mio laboratorio, prima di questo video che voi state vedendo, che però io ora non ho ancora montato, e quindi, oppure dopo, o dopo, non lo so, non saprei, quindi lo sentirete dopo questo video, o l'avete già sentito prima voi mentre io ancora non l'ho montato, oppure dopo, lo sentirete dopo quando monterò l'altro video, non questo che state vedendo, ma quello che verrà. È una situazione molto aleatoria. È sempre bello quando piove. Alla prossima volta dovrò uscire durante la pioggia, che è ancora più meglissimo, ancora di più. Insomma, la perturbazione non è durata quanto speravo. Beh, è durata una mezz'oretta, sì. Ha piovuto anche tanto. Però speravo di riuscire a fare un giro sotto la pioggia, invece sono riuscito solamente a fare un giro dopo la pioggia. La perturbazione si è spostata in quella direzione. Sta lentamente spegnendo. Io non lo so, qualcuno di voi mi ha detto che gli piacciono i video di pioggia, e per cui io farò video di pioggia, con la pioggia, anche perché a me piace la pioggia, mi piace andare in giro con la pioggia, quando piove la pioggia. Ci sono ancora tuoni comunque, lampi, vedo ancora dei lampi. Non so se è una mia impressione. Adesso mi fermerò qui e darò un'occhiata se ci sono questi lampi. Sì, wow, guardate che cacchio di fulmine. Ho deciso di salire alla zona panoramica per vedere un po' se si possono osservare meglio questi fulmini, ma credo che la perturbazione sia ormai passata. Ma noi ci proviamo lo stesso. La zona panoramica di Palazzolo Acreide. Quella è la strada che abbiamo percorso sotto la panoramica poco fa, e noi ora siamo nella parte di sopra, come vedete, mentre quella zona lì è la zona che va verso Ragusa, è la zona nei miei video dove c'è sempre brutto tempo, e come vedete lì sta piovendo veramente tanto.
quella è veramente una zona piena di fulmini. Chissà. Dovremmo procurarci una carta isoceraunica. Ok, adesso basta perché ci siamo già rotti il cazzo, eh? E quindi rientriamo alla base. Là sotto c'è un diluvione e qua ha ripreso a piovere. Bene, allora c'è speranza. C'è speranza di pioggia. Io non mi decido a chiudere su cazzi i video e allora continuiamo, a me che cazzo me ne frega. Se non vi piace saltatelo, se vi piace mettete like, sottoscrivetevi e se volete sostenere, non so se l'avete visto ma è passato un coniglietto, se volete sostenere questo canale l'unica cosa che potete fare per aiutarmi un po' è diventare membri. Sotto c'è l'opzione per diventare membri, la membership, e potete decidere di regalarmi un tot al mese per far sì che io possa proseguire a fare queste cazzate. Se la cosa vi piace e se vi va di sostenermi, fatelo, perché effettivamente mi aiuta. Se non vi va, non fatelo, logicamente. Tra l'altro questo tipo di iscrizione potete farlo anche solo per un mese e poi recedere e decedere, decedere e recedere. Però se vi iscrivete come membri, io sono contento, voi sarete più contenti e io potrò fare più cose. Quindi pensateci. Comunque sia, un like e una sottoscrizione non vi costano niente, ma fate un po' come vi pare, perché io me ne fotto, perché io continuo lo stesso, quindi che devo fare? Io vado avanti, a me piace, io mi diverto, guarda questo stronzo come è parcheggiato, vaffanculo. E adesso però vado a casa perché mi sono rotto il cazzo, sono veramente rotto il cazzo ora. Comunque c'è un fresco pazzesco e sembra di stare sull'Etna. È una cosa incredibile.